Buongiorno a tutti e bentrovati al nostro appuntamento con Assaggi di Psicologia. Oggi parleremo di un tema affascinante, i sogni. I sogni sono per tutti un'esperienza intensa ed emozionante e per alcuni psicologi sono anche un materiale interessante per conoscere il mondo interno del paziente. Avrete tutti almeno una volta sentito parlare dell'interpretazione dei sogni. Ebbene, voglio subito fare una precisazione. L'interpretazione dei sogni non si fa con la smorfia napoletana. Quante volte vi capita di dire io non sogno, in realtà non ricordate i vostri sogni? Una curiosità che non tutti sanno è che quando il paziente comincia un percorso in psicoterapia, molto spesso comincia a ricordare più di prima i propri sogni. Uno degli errori però più comuni commessi da coloro che vogliono interpretare il sogno è quello di andare su Google a cercarne il significato. Invito sempre a non farlo perché l'interpretazione dei sogni è un processo personalizzato che prevede la ricerca dei significati propri del soggetto. È pur vero che ci sono dei sogni ricorrenti e comuni a molte persone e possono contenere significati simbolici universali, ma la vera e più interessante interpretazione del sogno si basa proprio su un processo collaborativo tra paziente e terapeuta, rinforzato dalla conoscenza approfondita che lo psicologo ha maturato sul soggetto e della capacità di entrambi di utilizzare una comunicazione particolare, in grado di usare le abilità associative della mente. Le libere associazioni, appunto, sono per molti psicologi la strada maestra per l'interpretazione del sogno e non solo. Per molto tempo il lavoro sul sogno è stato abbinato solo ad orientamenti terapeutici come quello psicoanalitico. Oggi invece è materiale onirico interessante per sempre più psicoterapeuti, grazie ad approcci sempre più integrati allo studio della mente umana. Possiamo dire che i sogni presentano due livelli comunicativi: un contenuto latente che arriva dall'inconscio ed è quello più misterioso che forse vi incuriosisce maggiormente, ed un contenuto manifesto che è proprio quello più facile da comprendere, che spesso viene erroneamente preso alla lettera per farne un'interpretazione. La famosa colonna sonora di Cenerentola del resto diceva: "I sogni sono desideri". In realtà i sogni non contengono solo i nostri desideri, ma sono veicolo anche di emozioni come la paura, l'orrore, la felicità, le aspirazioni personali, le pulsioni più nascoste. Quindi i sogni non sono una magnifica rappresentazione della nostra vita interna? Il sogno contribuisce anche a capire quale sia la fonte del sintomo, quali siano le origini del disturbo che il paziente sta presentando nella sua vita. A volte l'amnesia risveglio del sogno potrebbe avere la funzione di non farci vedere le fantasie, i pensieri e i bisogni che non siamo pronti ad affrontare da soli e in quel momento. È grazie al supporto del nostro terapeuta che potremo affrontarli in sicurezza e serenità. Il sogno, avendo questo collegamento con la nostra vita inconscia, ci permette di dare un effetto di scarica della tensione che si accumula durante la giornata, di fare una selezione delle tracce di memoria utili o inutili, elaborare il contenuto emotivo del nostro quotidiano. Quindi, in termini un po' riduttivi, ma che rendono l'idea, potremmo dire che il sogno fa ordine nella mente, spazza via ciò che non serve, collega i cassetti mentali che verrebbe comodo aprire insieme quando si pensa a qualcosa. Ed a volte, diciamolo, è anche molto divertente sognare. Avrete capito quindi che l'interpretazione del sogno permette di diventare consapevoli di se stessi e della propria vita interiore, di quello che non appare semplicemente ragionando e pensandoci in veglia. Nel sogno noi possiamo vedere diversi personaggi della nostra vita quotidiana che probabilmente rappresentano parti di noi. Cosa significa sognare parti di noi? Noi siamo abituati a vederci e descriverci in maniera fissa, stabile, dicendo io sono così, io sono cos'ha. Mentre dentro di noi ci sono molti più aspetti che possono emergere o restare nascosti e che magari nel sogno riescono a presentarsi un po' per volta. Avrete capito che un sogno non va preso alla lettera, richiede un approccio creativo ed aperto ai significati nascosti, più intimi, più rappresentativi di noi. Molte volte sento parlare di brutti o bei sogni. I sogni più sgradevoli spesso sono quelli più belli dal punto di vista dell'interpretazione e portano messaggi interessanti. Quando qualcuno mi racconta un incubo carico di simboli e significati, mi viene ad esclamare: "Che bel sogno!" Non vi dico le espressioni di chi mi ascolta. Oltre a permetterci di conoscere meglio la nostra vita inconscia, i nostri desideri e le paure più recondite, le parti di noi stessi, l'interpretazione del sogno può migliorare il nostro modo di ragionare e pensare, darci una maggiore apertura mentale e l'accesso alla parte più creativa di noi. Pare che lo stesso Dario Argento avesse tratto ispirazione dai suoi sogni per la sua produzione cinematografica.
Pensate anche che molti scienziati hanno fatto le scoperte più importanti della storia proprio dopo un sogno che ha rivelato loro aspetti del che in veglia non notavano. Noi notiamo e registriamo in modo inconsapevole molti più dettagli di quanto siamo coscienti di fare. Questi restano immagazzinati nella nostra mente e poi sono elaborati anche nel sogno. Questo introduce un altro effetto interessante che molti di voi avranno presente. Alcuni ricordi della giornata trascorsa nel sogno si mischiano ad eventi passati, sensazioni provate tempo prima, fantasie e nozioni della nostra memoria semantica, cioè le cose che sappiamo. Questo perché la nostra mente, la nostra memoria, l'apprendimento funzionano per associazioni. Potremmo dire che impariamo di più quando una nozione nuova si collega a quelle già presenti nella nostra memoria o quando si collega bene anche a delle emozioni. Quindi il sogno, creando tutte queste associazioni che a noi sembrano dei bei miscugli, facilita anche l'apprendimento. Ecco perché ripeto sempre agli studenti di non passare la notte per esame a ripassare, ma di farsi una bella dormita. Una cosa interessante è notare come cambia il modo di sognare nel tempo, come i cambiamenti del processo onirico si accompagnano ai cambiamenti di noi stessi. Ci avevate pensato? Quindi i sogni non solo ci permettono di capire come il passato influenza il presente, come il presente influenza il nostro modo di rivedere il passato, ma anche di anticipare i nostri cambiamenti e la nostra rinascita. A me sembra entusiasmante. Il sogno permette di vedere non solo le cose che ci danno dolore, ma anche le nostre risorse più potenti, le abilità mentali nascoste, le virtù inespresse, e quindi possiamo scoprire di avere degli strumenti che non credevamo di avere. Vi sarà capitato di avere un'idea pazzesca in sogno. Certo, da svegli l'avrete rielaborata, sistemata, ripulita da alcuni aspetti un po' bizzarri. Ad esempio c'è chi dice di aver sognato una ricetta buonissima, chi di aver sognato come decorare la cameretta dei bambini, chi ha risolto l'equazione che non riusciva a svolgere. Storia vera, eh? Quindi adesso vi ho fornito una buona scusa per fare dei pisolini extra senza sentirvi in colpa. Potete fare un bel cartello fuori dalla camera da letto con scritto «Sto sognando per salvare il mondo, non interrompete, grazie». Non solo attraverso il sogno la nostra mente opera un tentativo di risoluzione dei conflitti e dei problemi, quindi potrebbe anche essere vero. Col sogno, del resto, noi andiamo ad integrare la parte razionale con quella istintiva, quella emotiva e affettiva. Questa abilità combinata diventa fondamentale nella vita di tutti i giorni ed è quella che può farci funzionare molto meglio in ogni aspetto della nostra esistenza. Vediamo il sogno un po' come una bella palestra, un'interpretazione collaborativa tra sognatore e psicologo come l'allenamento. Molti si chiedono come mai facciano sogni assurdi, bizzarri. Questo avviene perché la centrale logica e critica del nostro cervello, molto operativa di giorno, si mette finalmente a riposo. Un tempo si pensava che noi poi sognassimo solo durante la fase REM, caratterizzata dai movimenti oculari. In realtà facciamo sogni, per così dire, leggeri, semplici, anche nella fase non REM. I sogni della fase REM sono più articolati e più facili da ricordare al risveglio. Un'attività onirica interessante è quella correlata al trauma, subito dopo il quale l'evento viene sognato in modo più fedele alla realtà, per poi col tempo e con l'elaborazione connettersi con altri materiali memoria e diventare sempre più nascosto, simbolico e magari un po' meno angoscioso. Sapevate inoltre che possiamo sognare tutte le emozioni, ma quella più diffusa nei sogni è l'ansia, tanto per cambiare. Un fenomeno interessante è anche quello del sogno lucido, nel quale ci rendiamo conto che stiamo sognando e riusciamo anche a dirigere la regia del sogno. Vi sarà capitato ed è un'esperienza molto gratificante, soprattutto se riusciamo a modificare meglio quello che era iniziato magari come un incubo. Questo mi ricorda una tecnica che si usa in terapia e che si basa sul sognare da svegli. Potete provare a farlo da casa come un gioco, che magari già fate spontaneamente. Potete provare, mentre vi addormentate, a lasciar correre le immagini mentali e la fantasia. Oppure al risveglio da un sogno proseguire la narrazione fino a concludere la storia. Questa attività immaginativa può essere molto benefica ed è utile per sviluppare le capacità mentali e scaricare un po' di tensioni. Un altro suggerimento che posso darvi è tenere un taccuino vicino al comodino dove trascrivere i vostri sogni appena svegli prima di fare qualsiasi altra cosa. Oppure, un po' più a passo coi tempi, registrarvi una memo vocale. Sempre se non siete di quelli che al mattino riescono a dire solo monosillabi o grugnire. Insomma, potremmo parlare per ore dei sogni, ma sicuramente il modo più interessante per farlo è interpretare i sogni. Vi auguro sogni geniali o incubi da film Oscar, se no, senza troppe pretese, vi auguro di avere un rapporto più sereno ed accogliente con i vostri sogni, che forse è la cosa davvero più importante. A presto!